E veniamo adesso a parlarvi un po' di Alessia Messina e Amedeo Andreozzi, che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, abbiamo ritrovato a Temptation Island, ma come saprete sicuramente ormai si sono ufficialmente lasciati. E se c'è una cosa positiva è proprio quella che finalmente da lunedì potremmo raccontarvi in base a quello che vediamo, infatti proprio lunedì si inizierà con il voto a Uomini e Donne, ossia capiremo cosa ha portato Amedeo e Alessia a questa dolorosa rottura e vi preannuncio già che veramente voleranno gli stracci, insomma se le diranno veramente di tutti i colori, rileggi le anticipazioni di Uomini e Donne. Ma veniamo a noi. Come vi abbiamo documentato Alessia Messina e Amedeo incontrati ieri si sono incontrati al negozio Gruppo David Abbigliamento. Ve lo diciamo le foto dell'incontro non ci sono, in quanto insomma non è stato un incontro bello, anzi a giudicare da quello che ha detto Alessia Messina dopo aver visto Amedeo Andreozzi, credo che le cose siano andate proprio male, la sua riflessione è profonda ma anche molto triste. Quel suo inizio alcune donne non sanno di cosa farsene delle parole, secondo me vuole dire più di 100 parole, mettiamola così, almeno la mia idea. Amedeo Andreozzi ha provato a darle una spiegazione di quello che vedremo lunedì, lei non solo non ha gradito, ma le ha bollate appunto come parole che non le servono. Magari sarò io che sono un inguaribile ottimista ma ho come l'idea che fra Amedeo e Alessia non tutto sia finito, ma sono altrettanto certa che Alessia farà scalare ad Amedeo una montagna davvero altissima. Amedeo Andreozzi e Alessia Messina riflessioni a caldo. Alessia Messina scrive su Facebook dopo aver visto Amedeo Andreozzi. PS. Ora non per dire, per carità non hanno certo bisogno dei miei consigli, ma tante volte, qualche volta, basterebbe dire scusa, con il cuore, con i gesti concreti, che ne so invece di andare a fare una serata caro il mio Amedeo Andreozzi potresti fare una visitina a una ridente cittadina nei pressi di Catania, a Paternò, per esempio.